Un volume che racconta l'arte della tessitura, del ricamo e del merletto da centinaia di anni, parte della storia dell'Umbria. È stata presentata lo scorso fine settimana all'Opera Umbria delle Mie Trame a cura di Federico Fioravanti per la realizzazione di Promocamera, azienda speciale dell'ente camerale perugino. Sono intervenuti alla presentazione Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia, e Sergio Mercuri, presidente Promocamera, insieme al curatore. Il libro, ha spiegato il presidente Mencaroni, porta alla luce i continui rimandi con l'arte, quasi un'osmosi ininterrotta nel corso dei secoli. L'arte, dipinti, sculture, bassorilievi, rosoni, lo ha ispirato e ne è stata a sua volta ispirata. La presentazione della raccolta del volume, appunto, Umbria delle mie trame, ha il valore per quello che riguarda, è un grande valore per tutto quello che riguarda i merletti, le telerie, i ricami della nostra regione, un settore che è stato trascurato per anni. Sicuramente c'è stata sempre la grande buona volontà di alcuni territori, di alcune cittadine dove è proseguita la cultura e la scuola appunto del merletto o del ricamo, ma con scarsa attenzione su quello che può essere il valore promozionale di questo contesto. Noi abbiamo cercato di mettere in rete i vari soggetti produttori, le varie esperienze che vengono fatte sui territori come eventi, e quindi questi vorremmo metterli in rete, oltre che raccoglierli, come dicevo, sul cartaceo, per promuovere una stagionalità degli eventi legati al merletto, ma agire anche attraverso il web per far conoscere questa produzione, ai quali molti soggetti, non solo umbri, ma a livello italiano e a livello internazionale, sono legati e direi sono affamati di questo prodotto, che spesso e volentieri non riusciamo a soddisfare con le produzioni abbastanza modeste che ci sono nei territori. È anche questo un ambito nel quale si possono sviluppare sia possibili attività lavorative, sia possibilità economiche, far parte di quel brand che promuove l'Umbria oggi attraverso magari canali più complicati, più complessi o più, diciamo, presenti sul territorio umbro, ma è un ambito, è una nicchia sicuramente di grande valore che fino ad oggi è stata più nascosta che in evidenza. Il volume sarà diffuso tramite i canali del sistema camerale in occasione di eventi, manifestazioni, mostre in Italia e all'estero. Il nostro compito, ha detto Mencaroni, è difendere tanta bellezza, facendola innanzitutto conoscere e moltiplicando le occasioni di fruibilità nelle scuole, nelle associazioni, nei musei e nei laboratori a tema. E perché no, favorendo un turismo di qualità che viene in Umbria per fare esperienza di queste arti, perché la tessitura, il ricamo e il merletto sanno parlare dell'Umbria al pari del paesaggio, dell'arte, della natura e dell'enogastronomia.